La rete che gira attorno al boss Messina Denaro si va assottigliando. Sono circa un centinaio le persone a lui affiliate, tra parenti e compaesani, che sono state arrestate negli ultimi anni. Ma il super boss continua a essere latitante da 22 anni e la sua cattura non è ancora vicina. Ieri a finire in manette 11 fiancheggiatori che sono stati ripresi e registrati da telecamere e microfoni, mentre nascondevano pizzini per passarsi gli ordini del boss. È il più moderno boss mafioso Messina Denaro, che continua però a affidare i suoi messaggi al più arcaico dei sistemi di comunicazione, i cosiddetti pizzini. Questa è ancora la mafia siciliana, che non sembra affatto fiaccata dalle indagini e dai processi. Tra gli 11 che sono finiti in manette c'è Vito Gongola, detto Uzzo Vito Coffa. Era il custode dei pizzini, oggi ha 77 anni e continua ad alzarsi alle 4 per badare al suo gregge. Dal 2012 è stato intercettato mentre telefonava al proprietario della masseria incontrata Lippone, Michele Terranova, e parlava di pecore e ricotta, di concime e di favino. Ma le sue parole nascondevano un segnale convenuto che si ripeteva periodicamente nel momento in cui arrivavano i pizzini di Messina Denaro. Così Vito Gongola faceva sapere all'intermediario che bisognava convocare al più presto un altro vecchio mafioso, Michele Gucciardi. Ma secondo le intercettazioni, Messina Denaro aveva imposto un sistema rigido alla sua rete di comunicazioni. I pizzini vanno subito distrutti dopo la lettura e la risposta deve passare attraverso gli stessi tramiti entro 15 giorni. Poi però, per lunghi mesi, non è venuto più nessuno alla masseria. Forse il superlatitante si era fatto più prudente, oppure ha lasciato la Sicilia per qualche tempo, forse anche per un viaggio all'estero. Il procuratore aggiunto di Palermo, Teresa Principato, ha precisato che Matteo Messina Denaro non sta sempre nel Trapanese, ma si sposta dalla Sicilia e anche dall'Italia. Quando sente stringersi attorno a lui il cerchio, taglia i contatti con i fedelissimi finiti sotto indagine. Tragedia alla Zisa a Palermo. Una bambina ha perso la vita dopo essere caduta giù dal balcone del quinto piano di un palazzo in via Corradino di Svevia. La piccola aveva 7 anni ed era figlia di un palermitano e di una nigeriana. Sembra che la bambina sia precipitata dopo aver corso per il corridoio della sua abitazione. La bambina non è morta sul colpo, ma è stata trasportata all'ospedale dei bambini dai soccorritori del 118. Una corsa disperata e una volta giunti al Di Cristina, le condizioni della piccola sono apparse immediatamente disperate. La bimba è stata sottoposta ad esami ed ad una TAC. La madre della bambina è stata ascoltata dagli investigatori. La donna nigeriana avrebbe dichiarato che la figlia si trovava in castigo perché aveva rubato delle gomme da masticare in un supermercato. Nel pomeriggio, dopo un rimprovero della donna, sarebbe uscita di corsa dallo sgabuzzino dell'appartamento, inseguita dalla madre, subito dopo la tragedia. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo, che hanno ascoltato anche i vicini della famiglia, definita come tranquilla e assolutamente normale. Una pantofolina della bambina è stata trovata sul balcone dell'appartamento del quarto piano. I due coniugi hanno un altro bambino di 5 anni che potrebbe aver assistito alla scena. Sull'accaduto si è pronunciato il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi, il quale ha dichiarato che la vicenda è ancora tutta da chiarire e servono ulteriori approfondimenti investigativi. Adesso si cercano altri indizi ed altre testimonianze. Migliaia di posti di lavoro a rischio. In Italia, il comparto della TV locale rischia di sparire. Molte frequenze di trasmissione assegnate per 20 anni, ora vengono tolte. Canoni per l'uso delle frequenze enormemente aumentati. Numeri sul telecomando ancora in discussione. Forti limitazioni alle attività trasmissive. Tutto ciò è inaccettabile. Le TV locali rischiano di spegnersi per sempre. Viene soppressa la libertà di informazione. Viene soppressa la libertà d'impresa. Viene soppressa la voce del territorio. Il governo deve decidere se vuole ancora le TV locali.
A Petrosino, accanto al Baglio Basile, prima sagra del Couscous 2015, organizzata dallo chef Salvatore Bonafede. Alla Playa del Sol, presso Lido Torrazza a Petrosino, immersi in un mare cristallino e dove l'aria profuma di vigneti, il miglior pesce fresco del nostro mare e i prodotti della terra fanno da protagonisti per antiche ricette. Vieni a trovarci venerdì 7 agosto 2015 alle ore 20 per la prima sagra del Couscous. Lo chef Salvatore Bonafede sarà lieto di riceverti presso Lido Playa del Sol, a Torrazza. Tennis Club Valle Jato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Tornei, campionati a squadre, corsi estivi, lezioni private, attività sociali, punto mare. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità, un ambiente esclusivo e ricercatezza nei particolari. Tennis Club Valle Jato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Telefono 091 50 78 970. 340 50 95 017. Tennis Club Valle Jato, il tuo circolo del tennis. E dal 15 giugno al 31 luglio, campus estivo per bambini dai 4 ai 14 anni. Dalle ore 8 alle ore 14. Tennis, giochi atletici, ludoteca, piscina, pranzo incluso, divertimento assicurato. Info allo 091 50 78 970. 340 50 95 017. Non perdere tempo. Costi limitati. Camilleri, a breve una nuova realtà, un progetto di 10 punti vendita a Palermo e provincia. Da luglio, nuova apertura dei primi due punti vendita. A Palermo, all'interno della stazione centrale, uno al centro storico di Villabate, la nuova azienda nel settore della pasticceria, gelateria, bar, gastronomia e panetteria. Camilleri, l'unione fa la forza, la nostra forza al vostro servizio. Comunica. Codice 202 in atto su Palermo 98, anzi in appoggio anche la lei. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. Paura a Palermo, dove è scoppiato un vasto incendio nel quartiere di Brancaccio. Le fiamme sono divampate all'interno di un deposito di carburante in via Salvatore Corleone. Una nube nera di fumo si è diffusa per la città, generando il panico fra i cittadini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia. È stato richiesto anche l'intervento di un mezzo speciale dei vigili del fuoco in arrivo dall'aeroporto di Punta Raisi. L'area è stata chiusa al traffico e gli agenti hanno fatto evacuare le abitazioni limitrofe. Interrotto anche il traffico ferroviario da Palermo verso Messina. Sono stati fatti uscire dal deposito i compattatori della RAP, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano. Disagi per il traffico e per i trasporti. L'Intercity 723 è stato fermato a Termini Imerese e i 120 viaggiatori sono stati condotti nei bus tra Termini Imerese e Palermo. Sospesa anche la tratta ferroviaria tra Palermo Centrale e Bagheria. In seguito è stata disalimentata la linea elettrica per permettere l'intervento dei vigili del fuoco. Inoltre, un'azienda che si trova di fronte al deposito in fiamme, nei giorni scorsi avrebbe ricevuto un grosso quantitativo di materiale infiammabile. Sono sbarcati ieri a Molo Puntone nel porto di Palermo 529 migranti tratti in salvo davanti alle coste libiche dalla nave di Medici Senza Frontiere. Ad attenderle una task force messa in piedi dalla prefettura di Palermo. Le operazioni di accoglienza coordinate dai sanitari dell'ASP hanno visto impegnati volontari di Caritas e Croce Rossa, personale del 118 e un team di Medici Senza Frontiere di primo soccorso, composto da due psicologi e da tre mediatori culturali che assistito i sopravvissuti. Sabato scorso la nave Burmo Argos aveva effettuato due operazioni di salvataggio di 111 e 107 persone. Durante la seconda operazione, a bordo del gommone dei 107 migranti tratti in salvo, i soccorritori avevano rinvenuto i corpi senza vita di 5 persone, 4 donne e un uomo che, secondo quanto riferito dagli altri passeggeri, erano in buona salute quando erano partiti dalla Libia. Gli stessi sarebbero deceduti durante le 13 ore trascorse in viaggio. Una prima analisi sui corpi trasportati a bordo della nave ha stabilito che la morte avvenuta
per disidratazione. Le persone decedute viaggiavano con familiari e amici. Due bambini piccoli hanno perso il padre, tre la madre, altri il loro compagno, fratello, sorella. A bordo della nave è stata celebrata una cerimonia funebre durante la quale sono stati ricordati i nomi delle persone decedute e dalla quale hanno partecipato tutti i passeggeri. Per il sindaco di Palermo, Lolo Collando, nel Mediterraneo è in corso un genocidio, reso possibile a suo dire dall'indifferenza dell'Europa. I migranti, secondo il sindaco, sono vittime di un sistema criminogeno che, unito a quello proibizionistico derivante dalla presenza del permesso di soggiorno, li rende schiavi e facile prede della criminalità organizzata. L'approvazione della Carta di Palermo, ha spiegato Orlando, prevede l'abolizione del permesso di soggiorno, ma anche se la città e la Sicilia si dimostrano ancora una volta generosi e campioni dell'accoglienza, ha concluso, non possono essere lasciati soli a gestire il fenomeno migratorio. I dipendenti che matureranno i requisiti per il prepensionamento fra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 potranno revocare la domanda di collocamento in quiescenza entro il termine di 45 giorni prima della data di maturazione dei requisiti. La revoca può essere formalizzata una sola volta. E questo è il passaggio chiave dell'accordo faticosamente siglato ieri fra Aran e sindacati. In questo modo la Regione è riuscita a introdurre la revocabilità della domanda di prepensionamento. Ora l'esodo dovrebbe partire. Non è stato facile raggiungere questo accordo, che tra l'altro ha spaccato i sindacati. Da fine maggio l'assessorato alla funzione pubblica provava a introdurre la revocabilità della pensione. Ora invece si potrà revocare la domanda. L'amministrazione comunicherà formalmente al dipendente la data in cui verranno maturati i requisiti alla luce delle norme in vigore prima della riforma Fornero. 65 anni di età o 40 di servizio invece degli attuali 66 anni e 3 mesi di età anagrafica e 42 anni di servizio. In questo modo ogni dipendente potrà calcolare i 45 giorni di tempo, termine prima del quale potrà scattare la revoca. Tuttavia, l'amministrazione si riserva alcune ipotesi in cui può non accettare la revoca, generalmente per motivi finanziari, visto che dall'esodo si attende un forte risparmio. Ma proprio questa incertezza ha frenato alcuni sindacati dal firmare l'accordo. UIL, SIAD e UGL non hanno firmato. I COBAS, CODIR non si sono neppure seduti al tavolo. Siamo contrari alla clausola che tutela l'amministrazione ma che non salvaguardia i lavoratori che potrebbero trovarsi senza pensione per assenza di risorse, ha detto Luca Crimi della UIL, prospettando l'ipotesi che si vengano a creare fra il 2016 e il 2020 degli esodati per mancanza di risorse da parte della Regione. Ma CISL, CGL, SADIRS e DIRSI hanno firmato l'intesa. L'accordo tiene conto delle nostre osservazioni, dichiarano i leader di categoria, e dimostra che il dialogo con i sindacati premia sempre. Lunedì dovrebbero ripartire i lavori sul viadotto Emera. Queste le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo. Un'attesa durata mesi che potrebbe finalmente vedere la realizzazione della bretella sulla A19, l'autostrada Palermo-Catania, che lo scorso aprile era stata interessata dal cedimento di alcuni piloni. Nel frattempo, la società catanese Jacob SRL si è aggiudicata in via provvisoria la gara d'appalto per la realizzazione della bretella. 7 in totale le offerte. La Jacob ha vinto con un ribasso di oltre il 38% su una base d'asta di 3.830.216 euro. Alla Massei Salvatore SRL di Crotone invece è toccata, sempre in via provvisoria, la gara per la demolizione dei piloni dal 16 al 22 del ponte Emera. Adesso si attende la delibera da parte della commissione riunita nella sede dell'ANAS a Palermo sulla valutazione delle offerte pervenute per la gara sui lavoratori della provinciale 24, che prevede il collegamento con lo svincolo di Scillato. Al momento sono arrivate 10 offerte. Le aziende vincitrici delle tre gare avranno 2 giorni di tempo per presentare un'eventuale documentazione integrativa. L'aggiudicazione in via definitiva si avrà entro venerdì. Tuttavia, tra i geologi resta il dubbio. Il territorio tra Caltavuturo, Cerda e Polizzi Generosa, per alcuni esperti, sarebbe ancora instabile. Si attendono adesso ulteriori sviluppi. Da oggi si tornerà a pagare il biglietto di 3,50 euro per l'accesso alla Tonnara di Scopello. È l'effetto della sentenza del TAR Sicilia, che ha revocato l'ordinanza del comune di Castellammare del Golfo che consentiva l'accesso libero a uno degli angoli di mare più belli del Trapanese, di fronte ai Faraglioni. Ma non è terminata la guerra per l'accesso al mare alla Tonnara di Scopello. A cantare vittoria l'avvocato Gaetano Armao, che ha presentato la domanda di misure cautelari straordinarie nei confronti della Tonnara, accolte dal Tribunale Amministrativo. Trova così conferma quanto prospettato del ricorrente
attenti alla insussistenza della demanialità degli spazi antistanti la Tonnara e le preminenti esigenze di tutela del bene monumentale espresse dalla soprintendenza di Trapani. Il TAR, nel sospendere con provvedimento presidenziale le ordinanze comunali, ha fissato al 10 settembre 2015 la trattazione in Camera di Consiglio. Soddisfazione per la decisione del TAR è espressa anche da Legambiente Sicilia. Il direttore regionale dell'associazione ambientalista Gianfranco Zanna esprime soddisfazione per la sentenza del TAR in quanto non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che l'ordinanza fosse fuori ogni logica e andasse contro norme e regole. È stato solo un atto di arroganza che ha causato un grave danno d'immagine a uno dei luoghi più belli e unici della Sicilia e del Mediterraneo. Un atto di autolesionismo fatto da amministratori miopi che non si rendono conto dell'effetto volano che la Tonnara di Scopello ha avuto e ha per l'intero territorio circostante. A Petrosino, accanto al Baglio Basile, prima sagra del Couscous 2015, organizzata dallo chef Salvatore Bonafede. Alla Playa del Sol, presso Lido Torrazza a Petrosino, immersi in un mare cristallino e dove l'aria profuma di vigneti, il miglior pesce fresco del nostro mare e i prodotti della terra fanno da protagonisti per antiche ricette. Vieni a trovarci venerdì 7 agosto 2015 alle ore 20 per la prima sagra del couscous. Lo chef Salvatore Bonafede sarà lieto di riceverti presso Lido Playa del Sol, a Torrazza. Il Desert Organization Group organizza a Pantelleria dal 25 luglio al 1 agosto la settimana del tennis 2015. Da tutta Italia sono attesi a Pantelleria giocatrici e giocatori dilettanti che alloggeranno presso l'hotel Cossira, adiacente ai campi di gioco. Il programma prevede il quarto trofeo Morettino Childing, torneo di doppio giallo ad handicap, terza prova del Desert Tour 2015, le gare di singolare e di doppio della quarta Mare Nostrum Tennis Cup e, novità di quest'anno, il torneo a squadre Pantelleria Friends, strutturato con la formula ideata dalla International Premier Tennis League. Accanto agli impegni tennistici, l'incantevole mare di Pantelleria, con gite in barca per attività di diving e di snorkeling e i sentieri naturalistici di Montagna Grande. Per iscrizioni e informazioni, telefonare a Sergio Dell'Olio 329 83 190 40. Ulteriori informazioni sul sito internet www.desertorganization.it e sulla pagina Facebook del gruppo Desert Organization. Camilleri, a breve una nuova realtà, un progetto di 10 punti vendita a Palermo e provincia. Da luglio, nuova apertura dei primi due punti vendita. A Palermo, all'interno della stazione centrale, uno al centro storico di Villabate, la nuova azienda nel settore della pasticceria, gelateria, bar, gastronomia e panetteria. Camilleri, l'unione fa la forza, la nostra forza al vostro servizio. È già tempo di bilanci in casa Losanello dopo due fasi di ritiro, di preparazione. Tutti soddisfatti, sei vittorie in altrettanti amichevoli e un Belotti che sta sempre meglio, cresce, segna, migliora. Giuseppe Iachini ha però parlato anche di mercato al sito ufficiale del club dopo il successo contro il Lumezzane e dice: la società e il presidente stanno lavorando per qualche acquisto, sappiamo tutti qual è la nostra esigenza, un attaccante. Se ne troveremo l'opportunità, ovviamente viceversa resteremo quelli che siamo. Obiettivi, stiamo valutando diversi profili, le trattative le portano avanti la società e il presidente, noi dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro. Passiamo al campo, un infortunio ha frenato la preparazione di Achraf Lazar nella sua stagione d'esordio in Serie A, ma adesso l'esterno marocchino vuole partire a tutto gas sin dal ritiro. Quanto visto in campo, sia a Bad che a Temu, lascia ben sperare per una stagione ad alti livelli per il tornante del Palermo. Intervistato da Stadio News 24, Lazar ha parlato delle aspettative per il prossimo campionato, auspicando un ulteriore miglioramento rispetto alle prestazioni in crescendo dello scorso anno. Sicuramente l'anno scorso, dice Lazar, sono partito con una piccola sfortuna, ma sono cose che succedono nel calcio. Speriamo quest'anno di gestirla bene con lo staff, ma ho la sensazione di vedere dei miglioramenti rispetto allo scorso anno. Speriamo davvero bene.